partenza della 200ª gara dell'International GT Open con l'Aston Johnny Adam che dalla pole position mantiene il vantaggio ai danni invece della McLaren di Enrique Chavez. Prova a farsi vedere anche la Lambo di casa Emil Frey con Thomas Long Cole che riesce ad avere invece la meglio sulla Ferrari di Eddie Cheever che rimane un po' bloccata nel traffico, difficile la gestione proprio in seno al team Theo Martin con Rueda e Kodair che non si risparmiano la battaglia, non risparmiano neanche Roda e Gianmaria i confronti. Nel primo stint il cambio pilota per Saravia e Rueda che vede proprio la McLaren essere tra le candidate alla vittoria della 200ª corsa, ma l'Aston continua a non dare spazio ai rivali, fatica invece il team Emil Frey dopo gli handicap derivanti dalle gare precedenti. Albert Costa prova a rimontare proprio su Alam Kodair e Marcelo Hahn che invece rende la vita troppo difficile, fin troppo a Martin Kodrić prima che arrivi l'ordine di squadra che fa passare il pilota croato, il sorpasso anche ai danni di Valentin Pierburg che si aggiudicherà poi la vittoria di classe Pro-Am. Un problema tecnico ferma invece Michael Grenier che non aveva nessuna intenzione di lasciare Albert Costa sul terzo gradino del podio, poco male riesce anche Martin Kodrić ad avere la meglio sulla Lamborghini, ma ci pensa Fabrizio Crestani a beffare entrambi scaltramente, però Martin Kodrić si butta dentro in scia alla Mercedes e beffa anche Albert Costa a pari punti in vetta al campionato, 70 lunghezze Costa, Altuve, Chavez e Kodrić, ma la vittoria così come per la 100ª gara del GT Open nella 200ª va all'Aston Martin con Wilkinson e Adam.